Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi ed oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». Un giorno una grande azienda che produceva calzature pensò di aprire una filiale in una nazione dove non c'era nessuna fabbrica di scarpe. Per questo motivo invia sul posto due suoi dipendenti perché possano vedere dal vivo ciò che si poteva attendere da questa apertura, quali potevano essere le possibilità eventuali. Uno dei due, dopo aver guardato la situazione, scrive all'azienda e dice: «Qui non c'è nessuna possibilità per la nostra fabbrica, perché tutti vanno scalzi». L'altro invece scrive all'azienda: «Qui abbiamo la possibilità di fare una fortuna, perché nessuno porta ancora le scarpe». Fratelli e sorelle, perché ho voluto iniziare la buona novella di questa domenica quattordicesima del tempo ordinario con questo piccolissimo aneddoto? Perché tante volte la realtà che è davanti a noi dipende da come la guardiamo, dipende dai nostri occhi, dipende dal nostro cervello, dipende dal nostro cuore. La stessa cosa può essere vista in modo diametralmente opposto. È ciò che accade a Gesù e a noi, in riferimento al brano che abbiamo ascoltato dal Vangelo di Matteo. Qual era la situazione che Gesù si trovava ad affrontare nel momento in cui eleva al Padre la preghiera che ci è stata proclamata? Una preghiera di lode, una preghiera di gioia. Addirittura il verbo greco che l'Evangelista Matteo utilizza esprime proprio il danzare di gioia di Gesù davanti al Padre per questa situazione. Era una situazione di crisi, era una situazione drammatica. A parte gli scribi, i farisei, i sacerdoti, gli anziani del popolo, che lo avevano contrastato fin da subito, perché il suo messaggio era un messaggio rivoluzionario che metteva in crisi il loro modello di Dio e di società religiosa, Gesù aveva avuto un successo clamoroso all'inizio. Tutti lo avevano accolto, tutti gli andavano dietro, tutti lo seguivano, volevano ascoltare la sua parola e ricevere i suoi segni prodigiosi. Ma dopo un po', queste persone hanno cominciato ad andarsene, ad una, lasciando solo Gesù con i suoi discepoli. Addirittura lo stesso Giovanni Battista entrò in crisi e anche i suoi familiari. Infatti, le persone andavano da Gesù per ascoltare le sue parole, che erano bellissime, piene di amore, di misericordia, di tenerezza, di bontà, e per vedere in modo particolare i suoi miracoli, per ottenere guarigione, per essere sfamato, per poter avere un futuro migliore. Insomma, da Gesù volevano prendere, da Gesù volevano avere. E quando si accorgono che Gesù va in una direzione diversa, quando si accorgono che Gesù, come abbiamo ascoltato domenica scorsa, dice di perdere la propria vita, di rinunciare alla propria vita per amore di Dio,
di prendere la propria croce, cioè di fondare la propria esistenza sul dono, sul servizio, cominciano ad abbandonarlo. Addirittura lo accusano di essere un mangione e un beone, mentre Giovanni Battista era un eremita, era quello che faceva i sacrifici, era quello che digiunava e non beveva. E poi Giovanni Battista stesso. Lui aveva predicato un Messia che era con la scure in mano e aveva gli alberi pronti per essere abbattuti se non avessero portato frutti. Aveva predicato un Messia con la torcia accesa in mano, pronto a bruciare la pula, distinguendola dal grano buono. Tutto vero quello che diceva Giovanni Battista, soltanto che non aveva compreso bene che cosa Gesù voleva tagliare, non aveva compreso bene che cosa Gesù voleva bruciare. Non voleva tagliare i piedi delle persone, non voleva bruciare le persone, voleva tagliare le radici cattive delle persone, voleva tagliare i peccati, le azioni malvagie delle persone, voleva bruciare i desideri cattivi, voleva bruciare l'orgoglio, la superbia, l'egoismo, voleva bruciare il giudizio che a volte ci accompagna, non le persone. Quindi Giovanni Battista manda i suoi discepoli da Gesù a dirgli: ma sei proprio tu quello che aspettiamo o dobbiamo attendere un altro? Era entrato in crisi anche lui. La sua idea di Messia non combaciava con lo stile di Gesù, che frequentava i peccatori, che frequentava gli ultimi, che toccava i lebbrosi, che toccava i morti e voleva il bene di tutti quanti. E addirittura, come credo sappiate, a un certo punto della sua predicazione Gesù riceve la visita dei suoi familiari e della sua stessa madre, che erano venuti a riprenderselo perché dicevano: è fuori di sé. Lo consideravano un pazzo per quello che diceva e per quello che faceva. Cosa avrebbe dovuto fare Gesù dal nostro punto di vista? Avrebbe dovuto togliersi di mezzo, avrebbe dovuto dire: non mi avete capito, peggio per voi, rimanete nei vostri peccati, continuate ad andare per la strada che avete preso, vi andrete a schiantare. E invece Gesù non fa così. La situazione di Gesù è molto simile a quella che viviamo noi cristiani del XXI secolo. Anche la Chiesa di oggi, infatti, vive un momento di forte crisi. Guardiamo le nostre comunità domenicali, guardiamo le comunità che si riuniscono quando organizziamo percorsi di fede, di lezione divina, di formazione, di catechesi. Le persone che vengono sono sempre le stesse e sempre di meno, sono sempre più anziane e sempre più scoraggiate. In Europa ci sono paesi dove le chiese sono state vendute, hanno fatto di esse delle discoteche, dei cinema, dei supermercati, dei ristoranti o semplicemente le hanno abbandonate. Anche la pratica del nostro Abruzzo è sempre minore. Se prima veniva il 20%, oggi non arriviamo al 10% di frequenza. Se prima potevi contare su un certo numero di giovani, oggi non ci sono più. E qual è il nostro atteggiamento? Ci scoraggiamo. Come quel venditore, anche noi diciamo: non c'è niente da fare, ormai il mondo va così. Invece Gesù, come l'altro venditore, riesce a vedere al di là dei problemi immediati, della crisi che sta affrontando, e vede il progetto di Dio, che sa ricavare il bene anche da un male apparente, che sa far nascere cose nuove, un mondo nuovo, creature nuove, uomini nuovi, donne nuove, da una situazione che a prima vista sembra drammatico. Vede le sofferenze, ma intravede in queste sofferenze le doglie del parto, non l'arrivo della morte. E perciò Gesù loda e benedice il Padre. Lo loda e lo benedice perché queste cose le capiscono i semplici, gli umili,
i piccoli, che non sono semplicemente quelli che non hanno studiato, i bambini, coloro che stanno ai margini della società, ma coloro che non si sentono autosufficienti, coloro che non credono di bastare a se stessi, coloro che sono disponibili ad affidarsi, proprio come fa un bambino nei confronti del papà e nei confronti della mamma. Il Signore Gesù oggi ci sta chiedendo di affidarci. Il Signore Gesù oggi ci sta dicendo: mettetevi nelle mani di Dio, perché Dio è vostro Padre. Lo dice ben 5 volte in 3 versetti. In tutto il Vangelo, 182 volte, Gesù chiama Dio con il nome di Padre, anzi, lo chiama Papà, proprio come fanno i bambini. Una sola volta, nel Vangelo di Giovanni, il termine Padre è sulla bocca di Filippo, che durante l'ultima cena chiede a Gesù: mostraci il Padre e ci basta. Le altre volte, sempre e solo sulla bocca di Gesù. E Lui questo ce lo ha rivelato. Quindi non abbiamo timore di Dio, affidiamoci a Lui, mettiamoci nelle sue mani, perché Egli, oltre ad essere Padre, è Signore del cielo e della terra, come Gesù ci ha detto nel Vangelo di oggi. Quindi è colui che ha nelle sue mani il destino del mondo, che è un destino positivo, che è un destino di vita, che è un destino d'amore. Non è la morte, non è il buio che ci aspetta, ma è la vita eterna, anzi la vita dell'Eterno. È l'amore nel massimo del suo splendore, è la bellezza nel massimo del suo splendore. Però per fare questo noi dobbiamo guardare a Gesù, imparare da Lui. È da Lui che dobbiamo imparare la strada. È da Lui che dobbiamo imparare la modalità di stare davanti al nostro Dio, davanti alle situazioni, davanti ai fratelli e alle sorelle. Gesù è capace di vedere oltre proprio perché prega. Noi siamo incapaci di vedere oltre proprio perché non preghiamo. Ovviamente pregare non significa semplicemente recitare preghiere, dire parole, significa entrare in sintonia con il progetto di Dio, significa essere sulla stessa lunghezza d'onda con Gesù e con Dio che è nostro Padre, Signore del cielo e della terra. Perciò diventiamo umili, perciò impariamo da Lui che è mite. Mite non significa che lascia correre, mite non significa che non lotta contro l'ingiustizia, mite significa che si contrappone all'ingiustizia a Gesù, mite significa che lo fa però con azioni miti, senza ricorrere alla violenza, senza usare la forza, senza rispondere al male con il male, ma vincendo il male con il bene. Vincendo l'orgoglio e l'egoismo con l'amore, la disponibilità e il servizio. E l'umiltà fa riferimento al chinarsi. Gesù non è il faraone, Gesù non è l'imperatore di Roma, Gesù non è nemmeno il re di Israele. Gesù è il servo, Gesù è il Dio che è venuto per servire, non per farsi servire. Gesù è colui che dona la vita, non chiede la vita agli altri, al contrario dei re della terra. Da Lui dobbiamo imparare, perché questo giogo che Gesù vuole darci è un giogo soave, è un giogo leggero, è un giogo dolce. A dire il vero, la traduzione migliore sarebbe un gioco che si adatta perfettamente. E quello che Gesù vuole da noi è l'amore, è il servizio, e questo si adatta a ciascuno di noi, perché quando ci muoviamo spontaneamente, liberamente, noi andiamo verso l'amore e verso la disponibilità. È quando cominciamo ad usare troppo il cervello, quando ci facciamo troppe costruzioni mentali, che cominciamo ad andare nella direzione sbagliata. Gesù voleva dire agli scribi, ai farisei, a tutti coloro che lo ascoltavano,
che la parola di Dio è una parola che libera, è una parola che dà riposo, il riposo della terra promessa, il riposo della terra dove si poteva vivere liberamente dopo aver assaggiato la durezza della terra d'Egitto, la terra della schiavitù e dell'oppressione. Accogliamo allora questo invito che Gesù ci fa. Questo invito di Gesù in preghiera, come quello raffigurato su questo quadro che vedete esposto nella chiesa di Villa Stanazzo, che questa settimana ci accoglie per la registrazione della nostra buona novella. E impariamo da lui, che è mite e umile di cuore. Impariamo a fidarci di Dio, impariamo a guardare situazioni, cose e persone in modo diverso da come normalmente le vorremmo guardare. Impariamo a vedere oltre, a vedere la primavera che sboccia, la vita nuova che arriva e a non fermarci all'apparenza del dolore. Buona estate e buona ripartenza pastorale per tutti.